dai tempi più che antichi, e cioè che quando il vecchio entra allo stadio, gli ateniesi dicono: fate sedere il vecchio, fate sedere il vecchio, fate sedere il vecchio, nel frattempo che gli spartani già l'avevano fatto sedere. Prego. Dunque, buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Ovviamente anche io faccio i complimenti alla Fondazione Leonardo, alla professoressa Mannese, al presidente Violano, al mio amico Pietrangelo Buttafuoco, saluto Enricoletta, con quale ormai settimanalmente facciamo dei confronti sulle materie più disparate. Diciamo che una delle cose, se fosse interrompere malizia su malizia, facciamoci caso. Domani abbiamo qui presenti, io non uso gli asterischi, quindi uso soltanto l'articolo maschile in questo caso, il futuro capo dell'opposizione e il futuro presidente del Consiglio. Scusate se ho. Vedremo come andranno le cose, ma insomma, voglio davvero ringraziarvi per questo lavoro che è un lavoro molto prezioso. Ora, io sono d'accordo con molte delle cose che ho sentito dire, e sono d'accordo sul fatto che la materia è oggettivamente sconfinata. Siamo partiti dalla pedagogia, siamo arrivati al rapporto tra libertà, Cina, Stati Uniti, democrazia, insomma, bisogna un po' scegliere. Allora, io posso dire qual è il mio punto di vista del soggetto politico, perché io non sono non ho la presunzione, diciamo, di capire di pedagogia sul piano, diciamo, appunto formativo del termine. Però posso dire quello che credo sia il ruolo della politica in questa materia, perché io penso che bisogna fare attenzione a come il tema del rapporto tra pedagogia e politica si legge. Sono abbastanza d'accordo con quello che ho sentito dire, e sono d'accordo con la lettura che ne dà Luciano Violante nelle tre parole fondamentali che individua, perché la verità è che c'è un modo solo in cui la politica può essere pedagogica, che è l'esempio. Cioè, attenzione a ritenere che il ruolo della politica sia educare il popolo, perché questo, se noi lo male interpretassimo, comporterebbe dei rischi enormi. La politica che ti considera suddito ritiene che tu debba essere educato, la politica che ti considera cittadino ritiene che tu debba essere guidato, e per essere guidato la politica non può far altro che essere la parte migliore di quello che potresti essere. E quindi l'unico modo per guidare le persone, per rappresentare un punto di riferimento, per, diciamo, per, appunto, per accompagnare il popolo, è pretendere molto da se stessi. Ora, noi dobbiamo dirci, la verità, siamo in un tempo nel quale la politica questo non lo fa molto spesso, perché i fattori sono moltissimi, no? Il tema del rapporto con le nuove tecnologie è rappresentato un detonatore nella politica italiana, perché tutto è diventato troppo banalizzato, tutto è diventato, tutto doveva stare in 140 caratteri, tutto è diventato troppo banale, perché come mi ha insegnato Luciano Violante, lui disse, c'è una differenza tra semplificare e banalizzare. Purtroppo in molti casi di nuove tecnologie hanno banalizzato, e ci entra il tema dei cosiddetti big data, no? Noi ci siamo ritrovati in una parte di politica, diciamoci la verità, dove si è ritenuto, punto primo, che i partiti non servissero, che i partiti potessero essere, con tutto quello che comportavano in tema di formazione della classe dirigente, sostituiti da una buona piattaforma online, e questo non ha aiutato. A un certo punto, quando chiaramente il tuo partito è soprattutto fondato, o la politica che fai è soprattutto fondata da quel modello, ci si è ritrovati con una politica che inseguiva il big data, cioè che studiava quali fossero le parole che, diciamo, entravano di più nell'immaginario in quel momento, e diceva esattamente quella parola. Allora, io credo che, voglio dire, ci siano due modi di fare politica. C'è chi fa politica per prendere i voti e chi prende i voti per fare politica. Chi fa politica per prendere i voti e chi rincorre la sua vita. No, cioè, io devo arrivare lì per me, non per...
perché creda in qualcosa, ci voglio arrivare, come ci arrivo, che cosa vuole la gente, dirò quello che vuole. È una politica che insegue la società. Chi, diciamo, prende voti per fare politica, semplificando, l'ho detto chiaramente con un'immagine, io ho il mio modello, devo convincermi del mio modello, perché è dove io voglio portare, che è la politica che guida. Noi purtroppo abbiamo avuto e abbiamo, secondo me, di recente, una politica che molto spesso si limita a inseguire e che per fare questo chiaramente non può rappresentare un esempio, perché le mancano gli elementi, molto spesso gli elementi fondamentali. Quali sono gli elementi fondamentali? Chiaramente la competenza, che non vuol dire, sono d'accordo con quello che dice Rigoletta sul fatto che noi siamo in un tempo talmente complesso che non puoi pretendere che il politico sia un tutologo di tutta la materia. Il politico è il soggetto di buon senso che, confrontandosi con gli esperti delle materie, deve trovare l'indicazione secondo un sistema di valori di riferimento. Però la politica, la formazione politica e la competenza, lo studio, sapere di che cosa si parla, che oggi sono considerate delle anomalie per chi lo fa, dovrebbero essere la base della politica. Che non vuol dire, attenzione, anche qui io so, a me ha fatto molto sorridere, ho detto tante volte, questa idea del governo dei milioni, no? Che guardate, sono più o meno, pare che l'ho già detto anche in un'altra iniziativa sempre con Enrico, credo che siano più o meno 2000 anni che la civiltà occidentale si interroga su quali siano i migliori da mandare a rappresentarla, e l'avevamo risolto stabilendo che fossero quelli che sceglievano i cittadini, cioè che non ci fosse un dato di censo o di curriculum o di... sono democraticamente quelli che i cittadini scelgono. Però è evidente che la politica, quindi non è un tema di quante lauree hai per fare politica, ovviamente io non sono laureata, però non puoi parlare di qualcosa se non sai di cosa stai parlando, se ti vuoi assumere la responsabilità di fare, diciamo, di rappresentare la società. Dopodiché il tema del coraggio è interamente, intrinsecamente connesso a quello della libertà. Sono d'accordissimo con quello che dice Rigoletto sul tema della libertà. Non puoi fare politica se non sei libero. Fare politica nel senso puro del termine non può prescindere dal concetto di libertà. Per fare questo non puoi considerare la politica in realtà un mestiere. Politica non è un mestiere, non ho mai considerato un mestiere, è una fase sempre, che devi sempre considerare transitoria nella tua vita, anche se poi ci dovessi ritrovare a farla per decenni. Però questo non è un sistema che favorisce le persone libere, ci dobbiamo dire anche questo. Questo è un sistema che teme le persone libere, che combatte le persone libere, che spesso racconta le persone libere come se fossero dei mostri. Io mi dico la verità, l'ho vissuto ampiamente sulla mia pelle, io mi considero una persona libera. Ritengo che la mia responsabilità di soggetto politico sia dire esattamente quello che penso. Non mentire, non diciamo prendere una posizione diversa da quella che io, la mia persona mi porterebbe a prendere per una ragione di interesse, il tema del coraggio. Cioè, i politici veri, secondo me, fanno quello che è giusto, non fanno quello che è utile a se stessi, fanno quello che è giusto, con tutti i rischi che questo comporta. Secondo me un politico, diciamo che libero, deve fare le domande quando le domande vanno fatte, deve dare le risposte quando le risposte vanno date. Ma io mi confronto, per esempio, con tutto questo tempo della pandemia. Questo tempo della pandemia, guardate che è vero che noi ci siamo confrontati con una cosa che per noi era una totale novità, no? Quindi è tutto stato molto difficile. Però in tutta questa materia della pandemia, anche per esempio la questione della campagna vaccinale, io mi sono ritrovato ad essere definita Novax per essere una persona che fa delle domande, perché quando una cosa a me non torna, non torna. Cioè, perché porti il Green Pass a 12 mesi, unica nazione in Europa, stai dicendo che la durata della copertura vaccinale è 12 mesi? Perché non risulta dai dati delle Novax. Ma si può affrontare così una materia così seria? E si può affrontare con l'aggressività?
con la quale noi purtroppo l'abbiamo affrontata, perché libertà vuol dire anche esercitare il libero, anzi soprattutto esercitare il libero arbitrio, cioè libertà di pensiero, libertà di parola. Posso avere una posizione storica dalla tua, non vuol dire che io debba essere silenziato o debba essere rappresentato come un mostro, perché questo banalizza. L'adesione a critica è per le religioni, non è per la politica. Cioè dare per buono quello che ti dicono e non poterlo contestare o non poter, diciamo, andare nel profondo è buono per altre materie, che non solo la politica. La politica, quando si assume, quando fa una scelta, deve darti delle risposte e deve spiegarti perché lo fai. Perché lo fai, e se non lo spiega è un problema. Io credo, l'ho detto mille volte, che tutta la campagna vaccinale avrebbe avuto molta più efficacia con una comunicazione chiara, che non c'è stata, e con il governo che metteva nero su bianco che era disposto a indennizzare chi avesse avuto problemi legati al vaccino, perché era un'assunzione di responsabilità, dire credo in quello che faccio, non si è fatto, e se tu provi a dirlo sei un problema. La libertà non è per questo tempo, perché questo non è molto bello. Ultimissima cosa, che mi taccio. L'altra cosa, per la quale credo che la politica debba essere pedagogica, è il tema del rispetto, l'abbiamo detto tutti, e penso che qui lo crediamo tutti, conosco bene le persone che sono sedute qui con me, anche questo non c'è sempre. Cioè noi siamo una curiosa nazione, e diciamo, alla pedagogia della politica poi dovremmo fare un altro di questi volumi, se posso suggerire, sulla pedagogia della comunicazione, perché poi anche, diciamo, la comunicazione non ci aiuta tantissimo, non me ne vogliono i colleghi giornalisti, ma noi siamo in una nazione nella quale devi passare, cioè si passa direttamente dalla criminalizzazione dell'avversario all'inciucio, cioè o ti detesti e ti lanci strali di ogni genere, oppure se ci vediamo, parliamo, confrontiamoci, si deve fare un governo insieme. Scusate, cioè si può avere una dimensione normale nella quale io, sono una persona che non le vanno a dire, che lo sanno tutti, senza aver bisogno di raccontare che il mio avversario è un mostro, pur contestandone le scelte e criticandolo anche con la dimensione propria del conflitto della politica, che è una bella dimensione quando esercitata con lealtà e serietà, però, diciamo, riconoscendo l'altro, anche questo non accade sempre. E anche questo io posso dire che, insomma, ho visto molti casi nei quali, per dire che dove, diciamo, posso parlare della mia esperienza personale, l'Italia allora è razzista, xenofobia, omofobia, novax, fascista, di tutto, che è tipico di chi, scusatemi, non ha certezza dei propri argomenti, perché la violenza verbale o, diciamo, il tentativo di criminalizzare è sempre un'implicita missione di inferiorità. Tu non hai bisogno di dire che l'altro è un mostro se confrontandoli con l'altro ritieni che le tue idee saranno più convincenti. Hai bisogno di farlo se devi scappare dal confronto perché ritieni che le tue idee non siano sufficientemente convincenti. Su questo la politica si deve interrogare, perché a me pare che tutte le volte, certa politica, tutte le volte che non riesce a dare delle risposte, appiccica addosso un'etichetta per scappare dal confronto. Anche questo non si può fare. È come vedo il rapporto tra pedagogia e politica. Grazie.